Giusy, il meglio di te al cinema, questa tua canzone originale che hai anche scritto e ci hai tenuto a sottolinearlo perché ti vediamo in una veste dove ultimamente magari eravamo abituati a vedere meno, perché di solito sei la regina dei tormentoni, invece qui hai tirato fuori anche un po' della tua anima, oserei dire. Sì, esattamente, infatti per me è stata un'occasione decisamente molto importante, appunto perché come dici tu è stata un'occasione per poter rivelare al grande pubblico questo tipo di anima più profonda, non che rinnegassi l'anima interpretativa delle It Estive, quello mi ha divertito parecchio, tanto anche a me, e mi rende orgogliosa e felice quando vedo anche il pubblico durante i miei concerti che si diverte con quelle canzoni. Però devo dire che c'è sempre stato questo lato mio cantautorale, forse appunto perché fin troppo profondo alle volte, che ha fatto un po' più fatica ad emergere. Devo dire che negli anni sono stata molto fortunata perché nei miei vari album ho sempre cercato comunque di avere le parti equilibrate sia per quanto riguarda il lato interpretativo che cantautorale. E diciamo che però questa è un'occasione dove viene svelato in maniera decisamente molto più in primo piano, un grande pubblico, è un'occasione decisamente molto più importante. Senti, come cambia la scrittura di una canzone quando devi regalarla ad un film? Cioè un'opera per immagini così lunga, ma soprattutto hai lavorato su una tua musica vecchia che ci hai detto di aver messo nel cassetto per tanti anni, e cosa ti ha convinto a dire proprio quella giusta da ritirare fuori? Perché ero molto affezionata a quella musica, che peraltro la suonavo spesso ai miei cagnoloni che non ci sono più, e vedevo che si rilassavano tantissimo, ma era una canzone che avevo scritto praticamente nello stesso periodo di ricordo che ho pubblicato peraltro nel mio ultimo album cortometraggi, solo che però non ero mai convinta del testo e la melodia che avevo assegnato a quella musica. Quella musica lì io la sentivo spesso e volentieri, ho provato a risuonarla in altre volte per vedere se poi veniva fuori qualcosa di più interessante, e alla fine ho deciso di tenerla da parte. Quando ho ricevuto la telefonata di Fabrizio sono partita proprio da lì, gli ho fatto sentire prima questa parte di tema, pianoforte, gli ho detto: se ti piace questo mondo, che lo sento molto cinematografico, infatti me la stavo un po' preservando per riuscire a dare il meglio, e allora ci lavorerò sul testo e la melodia. È stato tutto molto semplice e naturale perché una volta aver letto il copione sono riuscita ad entrare all'interno del personaggio di Nicole, e per cui riuscire poi a lavorare su questo profondo messaggio del perdono e di riuscire a trovare sempre il lato migliore delle persone che ci circondano, indipendentemente dalla vita, dalla morte, ma comunque sempre trovare il lato migliore delle persone. Senti, sei d'accordo sul fatto che i cantautori spesso e volentieri ci regalano delle musiche più malinconiche? Forse ci voleva anche un film con questa trama per tirarti fuori determinate parole che hanno colpito veramente tanto. Assolutamente sì, è un'occasione diversa, differente, perché ti puoi celare dietro magari ad altri personaggi e poi alla fine tirare fuori tutto quello che avevi voglia di tirar fuori senza presentarlo in prima persona, o soprattutto essendo magari un qualcosa di così più malinconico e riflessivo, sono sempre quelle tematiche così delicate che magari non pensi che possano essere adeguate a un percorso artistico, diciamo, che possa portare a delle vibrazioni comunque così come le ho vissute, diciamo, in questi 16 anni. Per cui è molto bello, è un'occasione differente, alla fine riesci a mettere tantissimo di te senza doverti porre in prima persona. Questa è una canzone talmente bella che in tanti magari pensavano potesse andare su un altro tipo di palco, tipo quello di Sanremo, insomma, ti abbiamo visto in delle storie, in studio di registrazione. Ci stai pensando a presentare una canzone magari per il festival? Ma allora, guarda, per il festival per il momento non ci sto pensando, però posso dirti che ho iniziato un nuovo progetto parallelo al mio percorso artistico personale,
ed è una formazione band, per cui io mi sto dedicando tantissimo alla scrittura e anche in questo caso, come nel film, diciamo una scrittura molto più aperta perché si tratta di un percorso e di una band alternative rock, per cui dove mi sento decisamente molto libera di esprimermi. Però poi non svelo, diciamo, il nome, non svelo anche quando ci sarà qualcosa che potrò far sentire. Magari vedremo presto un nuovo album. Grazie mille. Grazie.